set d'animazione, quelli professionali, quello che vi dicevo anche quando lavoravamo, per dire quelli dell'Artman che fanno Shaun the Sheep, che fanno Wallace and Gromit, che lavorano con questa tecnica, fanno 5 secondi di film alla settimana. Cioè noi abbiamo fatto un minuto in 3 giorni, per cui direi che abbiamo lavorato benissimo, siete stati veramente bravi. Però è un lavoro, quello dell'animazione, un lavoro lungo. Quello che la nostra idea era quello di fare una piccola sperimentazione, che però comunque nell'essere piccola c'è già una storia, c'è già una struttura. Il concetto va in parte dal cortometraggio precedente ed è un discorso generale, diciamo, della memoria, e affronta un diverso rapporto tra presente e passato nei due cortometraggi. Nel precedente il presente diventava passato e quando l'anziano entrava nella foto, mentre in questo avviene esattamente il contrario: il passato diventa presente, si attualizza. This is a part of course, of Greek reality, racism. Okay, questa è parte della realtà greca. At the final elections of 2012, with the race of the Golden Dawn, which is a political party which is in the parliament right now. Ho voluto indagare la recrudescenza di violenza, del razzismo, di un certo sciovinismo che si è espresso poi nelle elezioni, in fin dei conti, del 2012, in cui il partito politico Golden Dawn, Alba Dorata, ha raggiunto un numero considerevole di seggi al Parlamento ed è ancora tutt'oggi al Parlamento. This was the context, but at the same time, what I wanted to explore with this film was how far will somebody go in order to belong to? So it is also a film about that, a change in a bad way of a personality of a person in order to belong to a group. Oltre alla violenza volevo anche esplorare un altro tema, ovvero il tema dell'appartenenza, di quanto una persona può implicarsi in contesti pur di appartenere a un gruppo, pur di non essere lasciato al di fuori.